Diversi aspetti abbiamo detto attraverso cui si può arrivare a parlare dell'esperienza di lavoro. Uno naturalmente è la ricerca del ruolo e del posto a sinistra per i cattolici. Una è la capacità di rompere con un sistema di garanzie pur di intervenire in politica. Sembra capovolgere almeno il luogo comune dell'andare in politica per cercare garanzie. Lui rompe le garanzie, come ci spiegava Cavalla, di un partito che accoglie le ACLI nel suo organigramma proprio, e decide di intervenire in politica rompendo quelle garanzie. Un altro aspetto, e questo anche su cui la vorrei interrogare, è la ricerca dell'unità sindacale. Io mi ricordo un articolo di Giugni in cui si diceva non tutti sottolineano come il primo atto di unità sindacale fu un convegno organizzato da Labor in cui vennero invitati i dirigenti CGL, CISL, UIL negli anni 60, e fu il momento in cui si avviò un percorso, poi pure quello che è ancora di là da venire. Prego. Ho preso buona nota dei tre punti che sono interessanti. Una battuta soltanto per confermare un giudizio che viene qui. Io devo dire che mi sono avvicinato alla CISL attraverso le ACLI. Mio padre era forse il presidente, non lo ricordo, io ero un ragazzo, qualche volta andavo ad ascoltare, di un circolo ACLI in una grande fabbrica della Smia Viscosa. Da lì poi fu il primo operaio eletto nella commissione interna con la CISL, per cui da giovanotto di periferia, cioè non ero nel Lazio, ma insomma, finito il liceo, al quale mio padre benevolmente, poiché ero un ragazzo sveglio, a scuola andavo bene, con i baci, ma insomma, andavo per tanti anni fa, mi fece fare il liceo, dicendo ma certo dovresti andare alle magistrali, perché io fino lì ti accompagno io, stai a casa, ti diplomi, fai mai. Una professoressa disse ma mandalo al liceo, poi ci penserà lui, una signora ebrea di cui io ho un grandissimo ricordo, e insomma andai lì e immediatamente però io capivo mio padre, ero il primo di 7 fratelli, una bella famiglia. Un minuto dopo il liceo dico qua bisogna fare qualcosa, perché andare a dare gli esami a Roma, perché no, non è che si potesse frequentare, divenne uno studente lavoratore e mi cominciai a avvicinare al lavoro proprio attraverso questa presenza di mio padre, conobbi la CISL, non già lavorato, e così. Io vi devo dire che mi sono trovato poi alla fine in contrasto sulle due cose più forti di Labor. All'inizio da giovanotto, che insomma ero un po' marginale, poi andando avanti con gli anni con un ruolo maggiore, che era la scelta dell'ACPOL e dell'unità sindacale, partendo da posizioni invece favorevoli, perché alla fondazione dell'ACPOL Labor, che guardava molto alla CISL, alla sua autonomia, riuscì a convogliare i due pezzi forti della CISL dentro l'ACPOL, che erano Macario e Carniti, il leader e il giovane più di sinistra, che si avvicinava anche a simpatie socialiste, e i due più democristiani, che era il leader Armato, Baldassarre Armato è stato un leader della CISL, e Marini. Con Donat-Cattin, noi due ultimi più collegati con Donat-Cattin, partecipammo a questa avventura, che si chiuse, mi dispiace, Marzano è stato ottimista, forse si è visto davanti i nostri amici qui, ha detto che fu però un successo, no. Fu un dramma, si è sbagliato di 800 e trova la colpa pure a noi, perché in una riunione ai Castelli, all'ACPOL, noi guardammo con grande partecipazione, ci impegnavamo negli incontri, nelle riunioni, lo stesso una catena spingeva molto forte, era con me, perché un po' di insofferenza verso la deriva DC rispetto alle cose del sindacato e delle ACLI si avvertiva, e noi volevamo un lavoro di lungo periodo.
Donat Cattin fu accusato, perché lui poi era il leader, perché noi ci dividemmo anche come sindacato. Naturalmente Macario non andò contro la DC. Carniti era più, credo che si impegnò con l'MPL, eccetera. Lì in una riunione ai Castelli Romani, dove sicuramente alcuni di voi erano presenti, fu una cosa drammatica, perché Donat Cattin gli rimproverò, ma adesso tu, perché la DC, andammo alle elezioni nel 72, l'ACPOL era fondata nel 69, insomma, ci sarebbe voluto un periodo con gli obiettivi che avevamo, un pochino più respiro. Lì Donat Cattin disse, no, ma tu hai fatto adesso dall'ACPOL, l'MPL, il partito, era un altro caso, gli impegni erano per noi, e ci fu una sconfitta di questa cosa. Detto questo, io prima di venire a questo discorso, che ai tre punti che mi ha chiesto, io devo dire che Labore fu un grande personaggio, veramente uno che, un utopista probabilmente, ma nel senso positivo, di chi vedeva la società che muoveva e la politica a segnare il passo, e indicava obiettivi, e poi con la sua caratteristica personale di uomo determinato, serio, veramente che non cercava garanzie di nessun tipo, aveva un fascino che a me molto giovane mi colpiva. Io avevo, pur non frequentandolo perché ero già immerso nell'attività sindacale in quegli anni molto dura per conquistare spazi all'organizzazione che avevamo fondato in giro per l'Italia, tra l'altro, però Labor era un riferimento vero. Cosa ci ha insegnato? Ma io, quando a me mi dicono, ma voi state, quando cominciamo nel 95 l'alleanza di centrosinistra, nacque alle regionali del 95, io un po' imprudente, come mi capita pure da vecchio qualche volta, non mi dicono tutti che sono invece prudente, attento, qualche volta qualche atto di imprudenza lo faccio, e addirittura per mio intervento imbarcammo pure Rifondazione Comunista per vincere le regionali nel Lazio, e le vincemmo. No, il mio partito, io non ero il segretario, io ero uno che aveva ruolo, ma alla fine io, per giustificarmi, quando di notte il capo dei DS, mi pare si chiamasse D'Alema allora, disse ma senza Rifondazione non vinciamo, io non volli svegliare il segretario del partito, detti là all'imbarco di Rifondazione per cui Gerardo Bianco mi si offese per 2 o 3 mesi, perché quando mi disse ma come, ma non mi hai detto, gli disse Gerardo, ma erano le 2 di notte, è stato un atto di riguardo il mio, non è, però lui non lo capì molto per un paio di mesi, però noi siamo andati con il Mattarellum, poi siamo andati a bipolare, una forma di bipolarismo più giusto della legge attuale oggi, che rifiuto pienamente, questo toglie uno delle prerogative vere ai cittadini, e caro segretario dobbiamo fare di tutto per cambiarla, del resto non ti dico una novità, questo è l'impegno nostro, del partito, del PD, perché lì uno mi può fare 100 esempi europei, tutto quello che vogliono, di storie diverse, ma togliere al cittadino la possibilità di scegliersi e dare a voi segretari di partito questa potenza di dire questo è l'elenco, questo non va bene, tocca qualcosa di profondo dentro il rapporto democratico, e i cittadini italiani l'avvertirono poco nel 2006, ancora lì io ricordo, perché di queste cose c'ero dentro per partito, prima di perdere la Margherita, poi eccetera, nel 2008 questo problema c'era molto forte, no, non è che abbia influito sui risultati, ma c'era. Allora, dinanzi ad un bipolarismo sia pure sgangherato, ma com'è possibile? Io mi sorprendo quando qualcuno degli amici schierati più con lo schieramento di destra, diciamo così, adesso il centro ha una sua connotazione che mi piace di più dentro il centro ufficiale del centrodestra, insomma si può ragionare, più autonomo, ma io invece chiedo al cattolico, ma tu stai di là, qua col bipolarismo, ma non è al di là della scelta politica legata alla realtà italiana, che pure conta, ma proprio sul piano della impostazione generale. Se c'è un ruolo dello Stato, delle regole,
che ahimè dopo 20 anni di dominio e di nostra debolezza del liberismo si riscopre che insomma non si cancellano queste cose, sono un elemento per assicurarci lo sviluppo, un minimo di giustizia sociale maggiore, e lo Stato ha un ruolo e la politica ha un ruolo, ma uno a me mi deve spiegare perché devo stare io con chi si ispira al liberismo di Reagan o della Thatcher. All'inizio io lo ricordo un dibattito dove intervenne anche mi pare esponenti di Forza Italia, cioè quello era il richiamo, noi abbiamo un approccio diverso e insomma cerchiamo di collegare assieme il rispetto del mercato, non il paradiso del mercato, il rispetto del mercato, ma un principio di giustizia dentro una società democratica che la politica deve assicurare. Allora io sto bene dove sto.